Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saint Row 4. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate, madonna mia che parcheggio perfetto. Ci siamo lasciati le scorse puntate col nostro arrivo in questa versione della città digitale. E a noi tutto ciò non va bene. Quindi l'incarico di oggi è imparare le regole. Ok. I've only been able to locate a small amount right now, which I'm having trouble locking onto. Once in the general area of a cluster, I should be able to direct you to its location. Vabbè, è già qualcosa. Grazie, Kinsey. Once again, Kinsey, I know fuck all about what you've got me doing or why I'm doing it. I'm still trying to figure out precisely what they are, but they seem like they'll be useful. Okay, di qua. There are several near my warehouse. I can't pinpoint their exact locations, but I marked the general areas for you. Va bene, vorrà dire che dovrò cercarli io come al solito. Watch your proximity meter to see if you're getting closer to the cluster or farther away. Tutto ciò mentre sono caduto dalla moto. Eccolo lì il cluster. Grazie. I'm close, Kinsey. How safe is it to nick this thing? No, direi di no. Just keep getting them. Tra l'altro, Centro 4 è forse il centro in cui mettere il, come si dice, il potenziamento in cui trovare tutti quanti i tesori in giro è il più utile, perché trovare tutti i cluster in giro è molto utile fin dall'inizio, anzi più ne hai meglio è. It ain't fiction. No. That's it, direct order. E io la musica non la sento, continuo a spaccarmi. And you wonder why I don't have you to tea anymore. Ecco qui un altro cluster che è esattamente lì. Vediamo se posso prenderlo anche mentre sono in moto. Secondo me no. Reading another cluster. Invece sì, però non ti fa la scena in cui fa vedere tutto il... Oh, ho trovato qualcosa. Incomplete, but amazing. Details, Kinsey, and try to keep them simple. It seems that anything that broke the normal rules of the simulation deposited loose data that can be incorporated into your programming. Perché non riesco a guidare? Truth, I think I actually understood that. But since the data is so fragmented, it doesn't leave behind a complete subroutine to loop into your code base. Certo. To the gibberish. It's simple. The more clusters you get, the more you can upgrade and alter your abilities. Oh, e questo è un modo semplice di dire le cose. Stavo pensando, in questo gioco, se trovi un bug oppure ti glitchi da qualche parte, è contestualizzato oppure un errore? Eccolo qua, comunque un altro cluster. Still missing some key fragments. Get one more and we'll see. Dobbiamo trovarne ancora uno, eh? A 600 passametri da qua. So, are these data biscuits? Data biscuits. Clusters. Right, clusters. If they can be so bloody useful, why does Zinyak leave them lying around? Beh, non è che li lascio lui di sua spontanea volontà. I don't know, you said they're so amazing. If Zinyak wants to change the code for his people, he can just... He wrote the simulation! Doesn't he want us to keep... Sorry, I'll just accept this and move on. Esatto, fanculo tutto il resto, no? Ed eccoci vicino a un altro cluster. Eccolo là, preciso, davanti a casa. Esatto, di Shondi. Il mio cosa? Potenziamenti. Abbiamo il super salto e il super sprint. Sembrano poteri già sentiti e già visti. No, in realtà no, il super salto non ce l'avevamo. Il super sprint sì, nell'ultimo DLC che abbiamo fatto. Grazie. Wow, this feels brilliant. Here, let me load up a training program for you to test your powers. Wow, belli poteri, eh? Ci si sente forti. So, what's this say? The code says you can jump long distances and run at super high speeds. How about starting with a small jump? How exactly am I supposed to jump? Small jump, certo, saltare fra i palazzi. Sicuramente è una cosa molto piccola, eh? Però, allora, sincero, Centro 4 a detta di molti è il peggiore dei Saints. Ma nonostante tutto a me diverte un sacco. A me Centro 4 a modo suo comunque è piaciuto. È veramente piaciuto. Just try it. Fun, but we can do better. Good.
because I found a race subroutine already in the city. Oh no, la corsa no. See? You did it! Oh, I'm liking this. E abbiamo preso un sacco di punti. I think I figured out how this works. Oh no, la corsa davvero, che palle. Every time you hit a checkpoint you'll be able to stay in the program a bit longer. Anche perché le prime corse che fai sei lento. Cioè se le fai più avanti quando hai tutti i potenziamenti della velocità, ok, non hai problemi. Le prime veramente sono una rottura di palle perché vai lento fin dall'inizio. Ti levi dalla strada, per favore? Grazie. Don't know, but it seems like when you break through any checkpoints along the race, the district reality matrix will overload a little. Vabbè. You lost me. Mi hai perso. The simulation doesn't like it, and we're able to control the area. Hey, that's ottimo. It did the first one instead of two. Era come distruggere una gang rivale, insomma. E si vola. E si salta di nuovo. Ecco fatto. Riprendiamo ora velocità. Grazie. L'importante è non averla persa la velocità. L'avessimo persa in quel frangente sarebbe stato veramente fastidioso. E soprattutto avremmo perso tempo per nulla. Ad esempio sta parte qua dei salti ti fa perdere un sacco di tempo se sei giù. E abbiamo preso l'oro, dai. Sto pezzo qua l'avrò fatto talmente tante di quelle volte che prendere sotto l'oro è veramente distruttivo. 5.000 dollari, buttali via, soprattutto adesso. Ci potremmo potenziare un'arma. E soprattutto questi superpoteri sono molto utili. Neanche il tempo di fare una cosa è subito un incidente. Allora, fammi vedere un attimo la mappa. C'è un negozio di armi. Ce n'è uno qua. Perfetto, andrei subito qui allora. E guarda quanti bei cluster che abbiamo in giro. Sarebbe quasi un peccato se qualcuno non li prendesse. Soprattutto ora che ci servono per potenziarci. Ed eccoci arrivati al negozio di armi. E questo è l'ultimo cluster che prendiamo per ora. Beh, ne abbiamo già raccolti 15, direi che è abbastanza. Abbastanza per aumentare almeno la velocità. E con 10.000 passadollari possiamo modificare il Violator. La pistola aliena, vediamo come possiamo personalizzarla, veramente poco. Possiamo comprare questa pistolina a 100 dollari a sto punto, vai. E ha le munizioni perforanti, carina, ma questa c'ha le munizioni esplosive. Abbiamo la Uzi, ok. Possiamo renderla una sparachiodi, fighissimo. Oppure una pistola cyborg, questa mi piace un sacco. Questa mi piace veramente tanto. E ha i colpi fulminanti, perfetto, direi che è un'ottima arma. Nonostante anche questa con le munizioni acide non scherza mica. L'arma materializzata, carina, ma non ci spenderei 10.000 dollari. Sul fucile ci spenderei qualcosa, quello sì, ma non 20.000 dollari. Idem sul lanciarazzi, tanto ce l'avremo prima o poi. E 35.000 sul fucile da cecchino, uguale, lo troveremo in giro. Quindi per adesso io terrei queste armi. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.